Pattuglie sul territorio, divieto di consumo di alcol fuori dai locali, SES rilevante, incrementa il controllo nell'estate della pandemia. Segnalate alle famiglie i comportamenti sopra le righe dei figli minori. Centri diurni per anziani e disabili aperti a nuovi ingressi alle visite dei familiari. Ripartite le attività all'esterno, il ritorno alla normalità è graduale e la necessità di nuovi fondi si fa urgente. Oltre 200 tra famiglie e aziende hanno ricevuto l'aiuto economico della Fondazione Antiusura di Genova. L'emergenza ha colpito tante persone, ma non c'è stato il temuto aumento dei casi. Non diamo per scontato il dono della fede, è l'invito del Vescovo ai fedeli di corte a Santa Margherita Ligure nella festa della Madonna della Lettera, stretto il legame con la città di Messina. L'Entella è salva, al picco contro lo Spezia è finita 0-0. La squadra di Boscaglia ha conquistato la matematica certezza di disputare anche il prossimo anno il campionato di Serie B. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Continuiamo anche oggi a occuparci dell'estate dei comuni del nostro territorio, tra un massiccio arrivo di turisti e tanti giovani che spesso fanno fatica ad osservare le regole del distanziamento sociale. Oggi andiamo a Sessi Levante, dove è stata incrementata la vigilanza sul territorio grazie alla stretta collaborazione tra le forze dell'ordine e il comune, e dove si percorre anche la strada del rapporto con le famiglie dei giovanissimi, i cui comportamenti sfociano in qualche esuberanza di troppo. Il primo servizio del giornale lo vediamo insieme. Tanti turisti e tanti giovani. Sestri Levante registra un buon numero di presenze in questa strana estate di pandemia. Fra i ragazzi qualche esuberanza di troppo. Abbiamo riscontrato una certa volontà di uscire un po' dalle righe da parte di tanti giovanissimi che sono magari hanno anche meno opportunità di iniziative, di attività di locali, di discoteca, di attività da fare rispetto agli altri anni e forse soffrono anche un po' il periodo prolungato del lockdown. Per garantire un divertimento responsabile a tutti, l'amministrazione comunale ha incontrato nuovamente le forze dell'ordine. Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto stanno lavorando in maniera integrata con la polizia locale. Abbiamo incrementato le pattuglie della polizia municipale e soprattutto abbiamo esteso a 7 giorni, a 7 notti su 7, la vigilanza privata messa dal comune nel centro storico, sulle passeggiate e negli arenili, quindi ci sono dai 4 alle 6 persone di vigilanza privata che per tutta la notte, da mezzanotte alle 6, percorrono il nostro centro. Sestri Levante si è dotata anche di qualche strumento in più. Ho deciso alla fine della settimana scorsa di integrare l'ordinanza di divieto di detenzione degli alcolici, che fino all'estate scorsa era solo collegata alle serate di apertura della discoteca, a tutte le serate, a 7 giorni su 7. Resta in vigore il divieto di assembramento. La mascherina va tenuta sempre con sé, indossata nei luoghi chiusi, ma segnala la sindaca Ghio, occorre anche incrementare il rapporto con le famiglie dei ragazzi, specie se giovanissimi. Questo è un problema più ampio, non solo di abuso di alcolici, che questo è un problema anche questo generalizzato, ma anche di collaborazione con le famiglie di questi giovanissimi, perché credo che non si possa pensare che solo l'ordine pubblico, quindi solo le forze dell'ordine o solo un sindaco riescano a tenere sotto controllo un tema che è un tema anche sociale, di educazione familiare, quindi sicuramente un tema più ampio. Noi stiamo cercando di fare questo negli ultimi giorni, quando riscontriamo anche attraverso la sorveglianza con le telecamere o persone che telefonano al 112 situazioni che non è un normale divertirsi, ma è qualcosa che va oltre. Se riguardano giovani, se riguardano minorenni, cerchiamo sempre di contattare le famiglie, di cercare di responsabilizzare le famiglie anche in questa azione. Credo che questa azione, oltre che il presidio del territorio, sia fondamentale. E parliamo ora di viabilità. Incidente in A7 nelle prime ore di questo pomeriggio, disagi al traffico a causa di un tamponamento che ha coinvolto 2 vetture e una motocicletta sul tratto Serravalle-Genova. Sul posto il personale di autostrade, la polizia stradale e i mezzi di soccorso. Il tratto tra l'allacciamento con la A12, Genova-Sessi Levante e Genova-Ovest in direzione del capoluogo è stato chiuso per riaprire dopo le 17.
I dati odierni relativi alla diffusione del coronavirus in Liguria segnalano 3 nuovi contagi e nessun decesso a fronte di 1.381 test effettuati. I guariti sono 7, gli ospedalizzati calano di 3 unità. Al momento sono 27, di cui nessuno in terapia intensiva. Calano di 4 unità gli attualmente positivi, un ricoverato in meno in ASL 4, i pazienti all'ospedale di Sestri Levante oggi sono 3, in sorveglianza attiva ci sono 66 persone. E sempre per quanto riguarda i dati del virus, oggi sono stati rilevati altri 2 contagi relativi al cosiddetto cluster savonese su 190 nuovi tamponi. I 2 nuovi casi sono dipendenti del ristorante da cui si è sviluppato il focolaio. In totale adesso sono 73 positivi, 60 clienti del ristorante, 10 dipendenti, 3 operatori sanitari dell'ASL 2 che erano entrati in contatto con i clienti. Di questi 2 sono ricoverati in ospedale e 1 nella residenza protetta Casa del Clero di Albenga. Centri diurni aperti con possibilità di nuovi ingressi e ripresa dell'attività anche all'esterno. Torna piano piano alla normalità il settore socio-sanitario del territorio con le strutture per disabili e anziani chiamati a un surplus di lavoro per la progettazione in sicurezza di incontri, di accessi, turni del personale e così via. E i fondi scarseggiano, serve aiuto da parte degli enti superiori. Vediamo. È un graduale ritorno alla normalità. I centri diurni possono riaprire, ma l'iter burocratico è lungo e macchinoso. Sostanzialmente va predisposto un progetto specifico, estremamente dettagliato, che va presentato alla ASL e successivamente sottoposto anche all'attenzione di Alisa, in cui si anticipano tutti i provvedimenti che verranno presi per la riapertura. Noi abbiamo iniziato con questa progettazione e presumibilmente alla fine di questa settimana riusciremo a fare i nuovi ingressi. Buone notizie dunque soprattutto per i centri diurni relativi alla disabilità. Per gli anziani infatti c'è ancora molta cautela, anche se i servizi continuano da remoto o a domicilio. Possibili in ogni caso i nuovi ingressi in struttura. È necessario disporre di un tampone negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nella struttura. Si entra nella struttura, ma si entra nella struttura in un reparto dedicato dove si permane per 8 giorni in questa condizione di isolamento. Al termine di questi 8 giorni viene fatto il secondo tampone che, se nuovamente risulta negativo, permette alla persona di entrare, diciamo, nelle stanze ordinarie, nel reparto ordinario. È consentito anche l'accesso alle strutture ai visitatori esterni, le visite sono concordate, si utilizzano spazi idonei per il distanziamento, barriere in plexiglass e così via. Finalmente, dopo mesi di lontananza e solitudine, e non finisce qui. Hanno ripreso le uscite dalla struttura in un modo chiaramente prudente, in alcuni casi accompagnati, in alcuni casi penso ai ragazzi della comunità per minori, ma penso anche ai ragazzi della comunità psichiatrica, anche in autonomia, chiaramente, come dire, concordando tutte le misure di sicurezza per evitare che si possa portare il virus all'interno della struttura. Disposizioni da seguire, tanto impegno e bilanci drammatici. Le strutture devono fare i conti con minori risorse e spese in più. È in corso un dialogo con Regione e Alisa per perfezionare nuovi canali di sostegno. Veramente avremo bisogno di un grande sostegno, perché altrimenti non so come potremo fare a far fronte a questi debiti che sostanzialmente abbiamo fatto in questo periodo. Famiglie e imprese a rischio usura a causa del Covid. In Liguria la situazione è per il momento sotto controllo, secondo i dati della Fondazione Santa Maria del Soccorso di Genova. Sono aumentati però gli aiuti economici a sostegno delle persone più bisognose. Vediamo. Oltre 200 tra famiglie e aziende hanno ricevuto l'aiuto della Fondazione Antiusura di Genova per diverse decine di migliaia di euro. L'emergenza Covid sta mettendo in ginocchio tante persone. L'ente dà loro supporto con prestiti ed interventi a fondo perduto per evitare che, a causa della crisi, possano rivolgersi ad usurai e sfruttatori. Non abbiamo smesso di aiutare le famiglie e le piccole attività economiche. Noi abbiamo continuato a operare in questi 3 mesi, deliberando tutte le settimane dai 15 ai 20 interventi, con delle risposte positive che sono state attorno al 50%.
Nonostante ci si aspettasse un aumento dei numeri legati all'usura dopo il lockdown, ad oggi la situazione della Liguria e più in generale del Nord Italia non registra un quadro fuori dalla norma. Occorre però tenere alta la guardia. Sebbene non si verifichino quasi mai casi di connivenza o estorsione, è molto più facile del previsto che una famiglia possa cadere nelle grinfie degli strozzini. Un fatto che abbiamo visto non molto tempo fa, con una figlia che doveva essere curata a Gaslini e che mancavano le risorse, ecco che la famiglia, non sapendo più dove rivolgersi, si rivolge all'usuraio. In questo periodo estivo prosegue il lavoro della Fondazione e attivo anche l'ufficio distaccato di Chiavari. Normalmente direi funzionante attraverso i canali tradizionali. Ricordo il nostro numero di telefono 010 25 43 236 e chi avesse necessità può rivolgersi a noi e noi in qualche maniera cerchiamo, ecco, di soccorrere se è possibile e se è necessario. A Chiavari proseguono le verifiche sullo stato dei canali di deflusso, in particolare è stata ispezionata la rete meteorica tra Piazza San Fronne e Via Piacenza nel quartiere di Ribasso. I residenti nell'area lamentano un forte odore di fogna che si è rivelato essere causato da un tubo di scarico delle acque nere rotto che sversava nella rete meteorica. Riscontrata anche una criticità ad una vecchia condotta fognaria dismessa ma non chiusa ermeticamente che tracimava nelle acque bianche. Il comune ha proceduto con la Polizia dei Canali, condotto parallelamente a un ulteriore controllo sulla rete fognaria in direzione di Caperana. L'amministrazione comunale di Cogorno sta esaminando tutte le possibilità per poter applicare agevolazioni sulle tariffe della Tari 2020 approvate dal Consiglio Comunale per l'emergenza Covid-19, in particolare applicando uno sconto del 25% sulla parte variabile della tariffa alle attività che sono rimaste chiuse tra marzo e maggio, ma anche a quelle che hanno continuato a lavorare e hanno però visto calare i ricavi di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Riguardo le utenze domestiche, l'obiettivo è quello di riconoscere una riduzione della parte variabile della tariffa alle famiglie economicamente svantaggiate. Gli uffici preposti stanno valutando il costo di tale intervento e verificando se le risorse messe a disposizione dal governo siano sufficienti. I cavalli selvatici della Val d'Aveto sono riconosciuti come una specie da tutelare e la giunta regionale si impegnerà a garantirne la salvaguardia con eventuali investimenti mirati. Il Consiglio regionale ha approvato questa mattina con un solo voto contrario l'ordine del giorno che chiedeva il riconoscimento degli equini avetani come animale protetto. Il documento prevede anche che la Giunta si occupi di investire, nel limite delle spese di bilancio, recinzioni dissuasori che impediscano ai cavalli di interferire con la vita rurale circostante. Con la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo, la parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure ha rinnovato la devozione a Nostra Signora della Lettera e ha stretto il legame con la città di cui la Vergine venerata sotto questo titolo è patrona, ovvero Messina. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Se c'è un aspetto che accomuna le feste patronali celebrate quest'anno è l'essenzialità, necessaria per il rispetto delle norme anticontagio e apprezzata perché riporta alle radici del vissuto di tutti. Ne sviscera le ragioni e in qualche modo sostiene la riscoperta di una dimensione più autentica della fede. È l'esperienza che hanno vissuto i fedeli della parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure nella festa della Madonna della Lettera, tanto cara a chi in questo quartiere è nato e cresciuto, e che ha dovuto rinunciare quest'anno alla tradizionale processione e alle manifestazioni esteriori, ma nella celebrazione dell'Eucarestia presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini si è rinnovata la devozione filiale semplice alla Vergine. Il Vescovo ha invitato a non dare per scontato il dono della fede ricevuta. Non diamolo per scontata la nostra fede, prendiamo delle decisioni, siamo disposti a vendere tutto, cioè tutte quelle cose in cui riponiamo la nostra speranza per vivere davvero la luce del Regno.
Monsignor Tanasini ha precisato che il regno di Dio si nasconde nelle famiglie, nei figli, nella concretezza della vita. Certamente questo anno della pandemia un po' ci costringe, ma anche ci dà l'opportunità, ecco, di porci in un modo nuovo, a volte di inventarci qualcosa, a volte anche di ritrovare la profondità che magari lungo gli anni così si può avere un po', non dico perso, ma tenuta dentro alle forme consuete. Invece questa creatività che ci viene chiesta ci fa andare di più alle radici. Quest'anno la comunità di corte ha stretto il legame con Messina. Se a Santa Margherita la Madonna della Lettera viene venerata dal luglio del 1783, dopo il terremoto da cui scaturì il viaggio della statua in legno dalla Sicilia alla Liguria, sulle coste dello stretto Maria è patrona della città e della diocesi. I messinesi, dopo la predicazione di San Paolo, si convertirono al Vangelo e vollero accompagnare l'Apostolo in Palestina con alcuni ambasciatori che, incontrando la Madre di Gesù, ricevettero una lettera di benedizione per tutta la città in virtù della loro fede. Il vescovo ausiliare di Messina, Monsignor Cesare Di Pietro, ha incontrato virtualmente i fedeli di corte. Si sta ritrovando appunto un po' questo antico legame con quella città e quella diocesi di cui è patrona e speriamo che in futuro si possa anche magari andare e accogliere qui questo vescovo. Il Dicastero Vaticano per i laici, la famiglia e la vita avvia la campagna Ogni anziano è tuo nonno per invitare i giovani di tutto il mondo a compiere un gesto di tenerezza nei confronti degli anziani che si sentono soli, così come chiesto dal Pontefice domenica scorsa all'Angelus. In questi mesi, spiegano dal Dicastero, molte conferenze episcopali, associazioni e singoli fedeli con la fantasia dell'amore hanno trovato il modo per far giungere agli anziani soli la vicinanza della comunità ecclesiale. Alla campagna ha associato l'hashtag Send Your Gab per diffondere l'iniziativa. I post più significativi saranno diffusi sul social del Dicastero. Il bilancio sociale del Celivo compie 18 anni. Il documento è a disposizione di associazioni, enti del terzo settore, cittadini e tutti coloro interessati a conoscere il centro che opera a Genova e nell'area metropolitana. Numerose le realtà che si affidano ai servizi del Celivo, tutti erogati gratuitamente. Facciamo il punto nel servizio che segue. Fare tanto per gli altri gratuitamente. Alzando gli occhi dal bilancio sociale del Celivo, resta impresso tutto l'impegno di un gruppo che conta oltre 1000 realtà tra enti di volontariato e associazioni di promozione sociale. Il Celivo ha realizzato una grafica esaustiva. Nel 2019 ha fornito 2730 consulenze e promosso 63 corsi di formazione cui hanno partecipato 1690 volontari. Soddisfacente anche il dato sui colloqui di orientamento. Quasi 700 colloqui individuali di introduzione al volontariato che abbiamo fatto. Il Celivo accompagna i cittadini interessati e li aiuta a trovare proprio l'associazione che fa per loro. E anche i 50 incontri nelle scuole sono stati molto interessanti. Da tanti anni, da 20 anni noi facciamo incontri nelle scuole, ma è sempre molto, molto stimolante andare a parlare ai giovani di solidarietà e di cittadinanza attiva. Il primo bilancio sociale risale al 2002, redatto senza un modello cui fare riferimento. Il Celivo di Genova è stato infatti il primo ad intraprendere questa strada, consapevole che una rendicontazione puntuale e trasparente rappresenta un valore importante per un centro di servizio al volontariato. Corposo il documento relativo al 2019. Quasi 67 pagine, proprio perché da un lato vogliamo adempiere a quello che prevede la legge e quindi al decreto ministeriale che dice quali sono le informazioni obbligatorie che un ente di terzo settore deve mettere in bilancio sociale, dall'altro ci teniamo proprio a spiegare nel dettaglio tutte le attività che svolgiamo. Intanto la riforma del terzo settore non è stata ultimata, molti dubbi sono rimasti tali. Insomma, da 3 anni si naviga a vista, ma il Celivo c'è e gratuitamente aiuta, indirizza e forma i volontari. Se pensiamo che il codice del terzo settore è uscito ormai 3 anni fa, perché era l'agosto del 2017, ecco, dopo 3 anni stiamo aspettando ancora alcuni dei decreti fondamentali per la vita futura delle associazioni. Il primo è quello sull'istituzione del famoso RUNS, che è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Novità per l'anno accademico 2020-2021 a sostegno degli studenti e delle loro famiglie. L'Università di Genova infatti taglia le tasse. La no tax area è stata ampliata portando la soglia ISEO da 13.000 a 24.000 euro ed è stata così ridotta la contribuzione anche per quanto riguarda gli esami di Stato. Dati alla mano, su circa 31.900 studenti, con le nuove regole il 28% di loro non verserà il contributo universitario. Ovviamente occorrerà tener conto dell'anno in corso a cui ci si iscrive. Tutti i dettagli sul sito unige.it. Ci sono criteri precisi con cui ARTE, l'azienda regionale per l'edilizia, dovrà riqualificare gli alloggi pubblici. Li ha approvati la Giunta regionale Ligure, obiettivo il risparmio energetico. Le linee guida stabiliscono i tipi di materiali da usare, le schermature solari da installare, gli impianti di distribuzione calore che produrranno risparmi sulle bollette degli inquilini. Il progetto è finanziato con 1 milione di fondi europei. I criteri verranno applicati anche nella demolizione della diga di Begato e nella ricostruzione di alloggi popolari di alta qualità energetica. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani, mercoledì 29 luglio. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per mercoledì 29 luglio. Apertura alle visite del Museo archeologico di Chiavari in via Costa Guta dalle 9 alle 14. Conserva reperti e testimonianze dell'età del ferro provenienti dal territorio chiavarese. Apertura alle visite anche per il Museo diocesano di Arte Sacra dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto 5-7 a Chiavari. Sono esposti dipinti, argenti, tessuti su pellettili e paramenti liturgici dall'VIII al XX secolo. Ultima serata Camogli con Un'estate da favola, il festival di narrazione per bambini. Alle 18.30 in piazzetta Belvedere, Franco Picetti leggerà la fiaba norvegese intitolata Ceneraccio. Consueto appuntamento con Libri in gioco di sera a Lavagna, la rassegna organizzata dalla Ludo Biblioteca per i più piccoli. Dalle 20.30 in piazza Ravenna lettura di fiabe a tema Lupo, ci sei? Il Palazzo Fasci di Sesto Levante ospita l'incontro intitolato Corea del Nord, immagini e parole di viaggiatori italiani, con Nicola Rollando che dialoga insieme a Lorenzo Sturiale, responsabile dell'associazione Le Magnolie. L'inizio è alle ore 21, la sede si trova in Corso Colombo 50. Proseguono le serate di cinema all'aperto al Teatro Conchiglia di Sesto Levante con il film Piccole Donne. L'inizio è alle ore 21.30 e, visti i posti limitati, è consigliata la prenotazione del biglietto attraverso i canali email, WhatsApp o Facebook del Cinema Ariston. Parliamo di sport, precisamente di calcio. La Virtus Entella Chiavari ha conquistato la matematica salvezza con una giornata di anticipo. Ieri sera allo stadio Picco di La Spezia contro gli Aquilotti. La partita è terminata 0-0, ma ai biancocelesti bastava un punto per avere la certezza matematica di disputare anche il prossimo anno il campionato di calcio di Serie B. Venerdì sera alle 21 al Comunale di Chiavari arriva il Cittadella per l'ultima giornata di quest'anno così particolare, ma fortunatamente per l'Entella sarà praticamente una partita amichevole. Vediamo. Ebbene, siamo contenti. Oggi la partita era una partita comunque dura, difficile, lo sapevamo prima di tutto perché incontravamo una squadra forte, secondo perché è un derby, perché comunque non avevamo bisogno di punti. Grandissimo equilibrio, nel primo tempo abbiamo avuto due potenziali occasioni importanti per fare gol. Nel secondo tempo abbiamo per scelta abbassato un po' il baricentro, pareggio che ci porta al raggiungimento dell'obiettivo che è importantissimo per noi, determinante. Possiamo tranquillizzarci e dobbiamo adesso fare una grande partita contro il Cittadella, dobbiamo onorare il campionato. Visto nel calcio non c'è nulla di scritto, è tutto da conquistare, soprattutto in un anno del genere, e chiedo allora questa salvezza quanto la rende soddisfatto e contento. Tantissimo, tantissimo, perché abbiamo vissuto una situazione incredibile a livello mondiale. E non era facile sistemarsi a livello mentale. Ci fermiamo qui, la linea va a Roma, TG2000 in diretta. Grazie per la vostra attenzione. Buona serata a tutti e arrivederci. In caso di fino al 31 luglio, ben 38 provvedimenti in vigore.
Il piano di ripartenza per la scuola con le nuove misure, il ministro conferma date e progetti riferendo alla Camera, il 14 settembre tutti in aula, basta catastrofismi sulla scuola, dice il ministro, andiamo avanti tutti uniti. Spari sui migranti in Libia, 3 le vittime, mentre i centri di accoglienza in Sicilia dopo le fughe senza successo di ieri, oggi vengono svuotati con una serie di trasferimenti. Un festival del cinema diverso, quello che si terrà a settembre a Venezia. Dopo l'emergenza coronavirus nel TG2000 cercheremo di capire come sarà direttamente dalle parole del suo direttore. Un'agricoltura sostenibile, capace di valorizzare il territorio, rispettosa dell'ambiente, della qualità della vita e capace di innovazione sono i requisiti per cui a 46 comuni di 13 regioni sono state assegnate le Spighe Verdi 2020. Buonasera e benvenuti a TG2000. Il governo chiede dunque la proroga dello stato di emergenza. Il virus circola, dice Conte al Senato, e senza proroga saltano 38 provvedimenti in vigore. Augusto Cantelmi. Tra questi poteri, quello certamente più intenso è il potere di ordinanza, strumento fondamentale di cui dispone proprio la Protezione Civile, per realizzare interventi che in assenza di una specifica precondizione, di quella specifica precondizione, cioè lo stato di emergenza, non potrebbero essere attuati. Così il Presidente del Consiglio Conte al Senato nel richiedere la proroga dei poteri speciali fino a fine ottobre per fronteggiare l'emergenza Covid. Non bisogna abbassare la guardia, dice Conte, in quanto il virus non è stato ancora debellato e i poteri speciali restano strumento fondamentale per intervenire rapidamente. Per le opposizioni invece i poteri speciali richiesti sono inutili e pericolosi. La dichiarazione di uno stato di emergenza senza emergenza è inopportuna e illegittima, quindi è bene ritornare a una ordinata normalità. Professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale. Il voto sullo stato d'emergenza si incrocia con un altro voto previsto per domani in Parlamento ad alto rischio per l'esecutivo e riguarda lo scostamento di bilancio da 25 miliardi di euro, passaggio necessario in vista del prossimo decreto del governo per agosto, almeno sulla carta, un decreto con, tra l'altro, rinnovi di cassa integrazione e sospensione delle cartelle esattoriali. Tra poco invece a Palazzo Chigi si riunisce il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei. Sul tavolo il programma su come procedere per utilizzare i circa 209 miliardi che arriveranno dall'Europa dopo il via libera al Recovery Fund. E sulla situazione attuale della nostra economia e sulle prospettive dei prossimi mesi, Giuseppe Caporaso ha raccolto i commenti di rappresentanti del mondo del lavoro e del sindacato. L'Italia soffre una patologia di bassa produttività da cui non riesce a guarire, il che significa che con il Covid, che ci farà perdere circa 10 punti di PIL e consumi nel 2020, siamo tornati ai livelli di benessere economico del 1994, più di 25 anni fa. Se non si mette mano alle riforme, scuola, formazione, università, giustizia, infrastrutture materiali e immateriali, il nostro destino sarà quello di stare sempre peggio e di lamentarci ancora di più. Per far ripartire la crescita dobbiamo estirpare la cattiva burocrazia e riformare il fisco, che sono diventati un ostacolo per le attività economiche. E in tempi rapidi dobbiamo definire progetti e cronoprogramma per impiegare le ingenti risorse che arriveranno dall'Europa. Risorse fondamentali per modernizzare il Paese. Il Paese è dentro una crisi sanitaria, economica, sociale che rischia di trasformarsi paurosamente in una grande emergenza umanitaria e democratica. Per queste ragioni stiamo rivendicando nel rapporto col Governo la proroga sino a fine anno degli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti, così come serve avviare un confronto sui temi della crescita e dello sviluppo, utilizzando al meglio le ingenti risorse che arriveranno dalla Unione Europea. Ma vediamo ora con Caterina Dall'Oglio cosa comporta in dettaglio lo stato di emergenza.
Lo stato d'emergenza attribuisce al governo e alla protezione civile dei poteri definiti straordinari o speciali. Per l'attuazione degli interventi si provvede in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi, come stabilito dal Codice della Protezione Civile. E dunque con il nuovo decreto sarà possibile firmare nuovi DPCM, decretare eventuali nuove zone rosse, acquistare tutto il materiale necessario a far ripartire in sicurezza la scuola, mascherine, gel, banchi, distanziatori di plexiglass. Così come avviene per i disastri naturali, primi fra tutti i terremoti, lo stato di emergenza consente infatti di saltare alcuni passaggi per l'affidamento degli appalti che non devono avvenire in assegnazione diretta, ma seguono comunque percorsi agevolati, come anche continuare a gestire i trasporti pubblici nel modo in cui ci siamo abituati negli ultimi mesi. Infine e soprattutto consentirà di programmare per ulteriore tempo il lavoro in smart working per i dipendenti dello Stato. La proroga fornisce una copertura anche se dovesse esserci una seconda ondata di Covid-19 e quindi effettuare interventi straordinari come il reperimento di posti letto in strutture diverse dagli ospedali, come ad esempio le caserme o gli alberghi sanitari. Intanto sul fronte scuola sono pronte le regole per il ritorno in classe a settembre. Il ministro Azzolina alla Camera ha confermato il via il 14 settembre con gli studenti in aula. Alessandra Camarca. A settembre la scuola riparte. Voglio dirlo in quest'aula e ribadirlo con chiarezza. C'è il massimo impegno di tutto il governo per garantire il diritto allo studio e alla salute, ha sottolineato la ministra dell'istruzione nell'aula della Camera, nell'informativa urgente che punta a mettere ordine nel dibattito rovente di questi giorni sulle difficoltà di far effettivamente ricominciare le lezioni il 14 settembre. In campo non c'è solo il Ministero dell'Istruzione, ci sono quello della salute, da mesi al lavoro, per la tutela della sicurezza di noi cittadini, quello dei trasporti. Tutto il governo è unito per raggiungere l'obiettivo. A meno di due mesi dalla ripresa sono state varate dal ministro dell'istruzione Lucia Azzolina con il comitato tecnico scientifico le regole del ritorno. Il personale scolastico potrà sottoporsi su base volontaria e gratuitamente al test sierologico e poi se necessario al tampone. Sugli studenti i test saranno effettuati a campione periodicamente ma non all'interno degli istituti. Mascherine obbligatorie ma non per i più piccoli, con un'incognita: potrebbe saltare più avanti l'obbligo per gli studenti dei dispositivi individuali. Tutto il personale scolastico sarà sottoposto ogni giorno all'ingresso della misurazione della temperatura. Con 37,5 non si entra. Ogni scuola avrà il suo medico di riferimento scelto dall'ASL territoriale a cui rivolgersi per ogni criticità. In presenza di un caso positivo sarà il medico competente a rilevare l'allarme e ad allertare l'ASL di competenza. Su cosa fare, l'ipotesi è seguire l'indicazione del comitato tecnico scientifico, isolamento fiduciario della classe per 15 giorni con lezioni a distanza. Sono i focolai di contagio a preoccupare le autorità. Da nord a sud sono decine e indicano che il virus circola nel paese. I dati generali restano comunque contenuti nonostante il lieve rialzo odierno dei nuovi positivi. In isolamento i passeggeri di un volo dalla Romania atterrato a Pescara. Ce ne parla Federico Plotti. In leggero aumento i contagi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. 181 i nuovi positivi, ieri erano stati 170, 11 i decessi, martedì se ne sono contati 5, 163 i guariti. Individuare, isolare e circoscrivere. L'attenzione resta massima soprattutto intorno ai focolai che continuano ad accendersi in tutta Italia. Salgono a 22 in pochi giorni i positivi del cluster scoppiato a Saluzzo, in provincia di Cuneo, in una comunità di accoglienza per immigrati. Chiudono bar e discoteca Pisciotte ad Agropoli in Cilento dopo lo scoppio di due distinti focolai. Al momento sono 32 le persone positive. I sindaci di diverse località turistiche cilentane corrono ai ripari e non solo quelli di Pisciotte ad Agropoli ma anche i primi cittadini di Palinuro e Centola che impongono l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. Furioso quello di Capri Marino Lembo per le voci su presunti focolai dopo il ritorno da una vacanza sull'isola di tre ragazzi romani trovati poi positivi. Tutti i contatti da loro avuti sono stati identificati ed isolati, dice Lembo, e nessuna positività è stata riscontrata, come facilmente verificabile presso l'ASL Napoli 1.
sindaci che sono spesso la prima linea contro il coronavirus, come ha ricordato anche oggi il presidente Mattarella in una lettera congiunta, scritta insieme al presidente tedesco Steinmeier e rivolta ai primi cittadini dei comuni italiani e tedeschi gemellati. Intanto è scattata la quarantena per tutti i passeggeri del primo volo proveniente dalla Romania, dopo l'ordinanza del Ministero della Salute. Atterrato nel primo pomeriggio di oggi all'aeroporto di Pescara, 40 persone arrivate da Bucarest che dovranno trascorrere i prossimi 14 giorni in isolamento. Malgrado stia prendendo sempre più piede tra le persone l'allentamento delle misure di sicurezza, l'uso delle mascherine rimane ancora un efficace strumento di prevenzione del virus. Con Luciano Piscaglia sentiamo allora qual è la soglia di attenzione dei milanesi. Le mascherine si mettono per la protezione, ovviamente quando si è fuori magari c'è caldo, si toglie per qualche minuto ma poi si rimette nei posti chiusi. Uno dice sì, l'altro dice no, nel dubbio senti, io la metto e ti saluto. Non voglio avere un'idea politica, anche perché probabilmente nemmeno i politici hanno un'idea su quello che possa essere la cosa utile da fare. Quindi mi sta facendo una domanda che non so, la metto per precauzione nei posti chiusi. Mi sembra che non siamo per niente fuori pericolo, così a occhio. Quindi secondo me è giusto prolungare. Se io sono per la strada e non vedo nessuno, la tolgo magari se fa caldo. Appena vedo che incrocio qualcuno me la rimetto. Anche se in Italia sta calando, però in tutto il mondo sta aumentando. C'è, esiste ancora. E finché c'è questo problema qua è bene tenere tutte le precauzioni. Le mascherine servono nel momento in cui non si riesce a rispettare la distanza. Credo che vadano mantenute. Finché i numeri non vanno a zero e comunque si percepisce, insomma, che le cose non sono tornate come prima, secondo me è meglio tenerle, insomma. Io penso che dobbiamo tenerla per adesso, per un pochino ancora, è meglio. Sì, noi siamo qui in un parco all'aria aperta, siamo distanziate e quindi l'abbiamo tolta per mangiare il gelato, ma poi sempre va messa. E quindi io starei ancora prudente, anche perché alla mia età se mi prendo il Covid, saluti e baci. All'estero intanto situazione complicata in molti paesi, dalle chiusure in Europa ai record di contagi negli Stati Uniti e ai timori per la terza ondata in Asia. Marco Burini. Attenzione, il Covid-19 non è un malanno di stagione e quindi è sbagliato parlare di diverse ondate come per l'influenza. Sarà una grande ondata, andrà un po' giù e un po' su. La cosa migliore è appiattirla e trasformarla in qualcosa che sfiori appena i nostri piedi, ha detto la portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Margaret Harris. Ma è proprio questo su e giù che disorienta. L'Europa, che pensava di averla sfangata, ce l'ha ancora tra i piedi. Germania, Francia e Belgio hanno reintrodotto blocchi della circolazione, distanziamento e quarantena. Mentre il ministro degli interni tedesco, Seehofer, chiede ai concittadini di evitare Aragona, Catalogna e Navarra, regioni spagnole dove i contagi risalgono. Ma da dopodomani obbligo di mascherina anche a Madrid. Ci vorrebbe ben altro negli Stati Uniti, che nel virus sono immersi fino al collo. Quasi 4 milioni e 300 mila casi e quasi 150 mila morti. Un quasi che sparirà presto, visto il trend. Lo stesso del Brasile, sempre secondo in classifica, con più di 2 milioni e 440 mila casi e oltre 87 mila morti. E dell'India, che sta per toccare il 1,5 milioni di contagi. Ma anche la Cina, da cui tutto è partito, non può dormire tranquilla. 68 nuovi casi, di cui 57 nello Xinjiang, dove la minoranza musulmana degli Uiguri viene perseguitata. E la paura è che il contagio si diffonda nei campi di internamento. Ma anche il cuore dell'Islam, la Mecca, subisce gli effetti della pandemia. Al pellegrinaggio rituale, l'Hajj, che comincia domani, potranno partecipare solo 10.000 persone, mentre di solito ne arrivano 2 milioni e mezzo per pregare attorno alla Kaaba, la pietra nera. Il traffico passeggeri nel settore del trasporto aereo tornerà ai livelli pre-Covid non prima del 2024, un anno più tardi rispetto a quanto stimato. Lo afferma la IATA, l'Associazione Internazionale delle Compagnie Aeree, rivedendo a ribasso le stime. Per il 2020 la IATA prevede che il numero di passeggeri globali diminuirà del 55% rispetto al 2019.
Condividere i beni crea fraternità. È l'invito del Papa in un messaggio in occasione della giornata dei lavoratori rurali, celebrata in Brasile il 25 luglio, per ringraziare il movimento dei senza terra per aver distribuito tonnellate di cibo alle famiglie povere nonostante gli ostacoli imposti dalla pandemia. Ce ne parla Cristiana Caricato. Nel Brasile di Bolsonaro, dove il virus e la sua ferocia sottostimata o negata hanno mietuto vittime, incrementato la vulnerabilità di intere comunità, minando vite, lavoro, attività pubbliche, il movimento Sem Terra ha continuato a portare avanti la propria idea di riforma agraria e di condivisione, aiutando le tante, troppe famiglie in difficoltà. Un'azione che il Papa ha voluto valorizzare con un messaggio per la giornata dei lavoratori rurali, celebrata il 25 luglio scorso. Attraverso il Cardinal Cerny, sottosegretario del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, il Pontefice ha ringraziato il movimento per aver distribuito tonnellate di cibo a chi versava in condizioni disperate per le conseguenze del Covid-19. Un segno del regno di Dio che genera solidarietà e comunione fraterna, scrive Papa Francesco, che ricorda il gesto con cui Gesù moltiplicò i pani per gli affamati del suo tempo. La condivisione, sottolinea il Papa, produce vita, crea legami fraterni, trasforma la società. Un gesto da moltiplicare che si scrive nella tradizione dei Sem Terra, da 35 anni impegnati a creare cooperative agroalimentari nei vasti latifondi incolti del Brasile. Un'attività che in poco più di tre decenni ha aiutato oltre 370.000 famiglie, contrastando politiche governative indifferenti al destino degli ultimi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina ha consegnato l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana a Sami Modiano, conferitagli lo scorso 18 luglio. Erano presenti all'incontro Riccardo Di Segni e Ruth Dureghello, rispettivamente Rabbino Capo e Presidente della Comunità Ebraica di Roma. La Repubblica Italiana le deve profonda gratitudine, ha affermato il Capo dello Stato, per la sua testimonianza. Lei ha sperimentato l'abisso e l'orrore dei campi di sterminio e coraggiosamente ha tramandato la memoria alle giovani generazioni perché non accada mai più. Si fa sempre più complessa la questione dei migranti che continuano ad affacciarsi sulle nostre coste e su quelle maltesi, mentre alcuni migranti riportati in Libia sono stati uccisi in una sparatoria durante lo sbarco. Pierluigi Vito. 3 morti e 2 feriti. Le vittime sono migranti sudanesi colpiti dalla guardia costiera libica in una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Qums, a est di Tripoli. Stavano cercando di fuggire dopo essere stati intercettati in mare e riportati a terra. Gli altri superstiti, una 70, sono stati spediti in centri di detenzione. Questo episodio è un episodio gravissimo che dimostra ancora una volta come la Libia non può essere considerata un porto sicuro e come i migranti che vengono soccorsi in mare non dovrebbero mai, mai essere riportati in Libia. Sul territorio italiano invece è ormai completato il trasferimento di 500 migranti temporaneamente allocati a Porto Empedocle in una tenso struttura da 100 posti. Una situazione che la sindaca della cittadina siciliana auspica che non torni a ripetersi e critica la proposta della ministra dell'interno Lamorgese di far stazionare in zona una nave quarantena in vista di futuri sbarchi. Sono assolutamente contraria all'idea di porre a Porto Empedocle una nave da quarantena da 1000 posti, perché non è giusto intanto che venga data l'immagine di una zona off limits d'Italia a Porto Empedocle. Se una nave da 1000 posti viene allocata a Lampedusa, che ha 500 sbarchi al giorno, evidentemente li possono sistemare direttamente lì. Non avrà 500 sbarchi al giorno, ma gli arrivi continuano a succedersi a Lampedusa. Nel pomeriggio, in meno di 20 minuti, sono giunti 3 barchini con a bordo complessivamente 66 tunisini, la nazionalità che nelle ultime settimane sta facendo segnare i numeri più rilevanti. Ormai l'hotspot di Contrada Imbriacola ha raggiunto un numero di ospiti pari a 10 volte la capienza limite. I trasferimenti sono quanto mai urgenti. Continua a far discutere la sentenza della Corte di Assise di Massa, che ha assolto dall'accusa di istigazione al suicidio Marco Cappato e Mina Welby. Il processo era relativo alla morte di Davide Trentini, il 53enne malato di SLA, deceduto il 31 luglio 2017 mediante un suicidio assistito in una clinica svizzera. E su questo abbiamo raccolto il parere del professor Alberto Gambino, presidente dell'Associazione Scienza e Vita. Sentiamo.
Si tratta di una sentenza di assoluzione. Questo è un dato da tenere presente. Da un lato, poiché c'è stata una autodenuncia, viene da chiedersi qual era l'obiettivo di questa autodenuncia. Probabilmente una strumentalizzazione di un caso pietoso, visto che alla fine sono stati assolti coloro che si erano autodenunciati. Tra l'altro, invece, gli avvocati di quei soggetti oggi reclamano a gran voce una nuova legge sull'eutanasia. Ma come? Non c'è stato un reato, e perché allora si dovrebbe fare una nuova legge? Va contro ogni logica. E poi, per certi versi, anche il richiamo del PM ai nobili intenti, che avrebbe a questo punto attenuato il reato, mi pare un po' un fuor d'opera, perché i reati o sono tali o certo non possono configurare nobili intenti, tant'è che il magistrato che invece ha preso la decisione ha ritenuto non esserci il reato. Vedremo però la decisione e le motivazioni, perché dalle motivazioni capiremo se c'è un allargamento di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, che già aveva aperto a delle forme di eutanasia, oppure in realtà si è rimasti nel solco di quella Corte Costituzionale. L'emozione di rincontrarsi dopo l'emergenza è quella che tra poco proveranno un gruppo di giovani volontari che ritroverà gli anziani di una casa di riposo a Roma, a cui facevano compagnia prima delle misure anti-Covid. Sentiamo le loro voci di attesa raccolte da Barbara Masulli. I giovani di Sant'Egidio da sempre, diciamo, hanno questa, diciamo, amicizia con gli anziani, che si concretizza soprattutto nella visita, nell'incontro, anziani nelle case, ma soprattutto anziani che vivono nelle case di riposo. Infatti è molto bello questo invito che ha fatto Papa Francesco domenica, invitando tanti giovani ad andare a incontrare gli anziani. Matteo Bartolo, tu con la comunità di Sant'Egidio, con i giovani di Sant'Egidio, vai a visitare gli anziani nelle case di riposo da tanto tempo. Tu hai 20 anni e lo fai da quando avevi 12 anni. Sì, con i giovani per la pace abbiamo cominciato a venire in istituto tanti anni fa. Io ho cominciato ormai quasi 10 anni fa e è un'esperienza molto, molto bella, perché si crea un legame tra un giovane ed un anziano. Questi mesi di chiusure non sei potuto venire a trovarli. Come li hai vissuti tu? Come li hanno vissuti loro? E che cosa significa questa giornata in cui li incontri dopo un po' di tempo? Ma sicuramente sì, è stato molto difficile il distacco, sia per noi anche per loro. Noi abbiamo continuato a chiamarli, abbiamo inviato lettere anche per racimolare altri numeri di telefono che non avevamo, e quindi il contatto c'è stato, ci siamo anche organizzati per cercare veramente di stare vicino a tutti, soprattutto a quelli più fragili. Oggi è una giornata importante, perché comunque stare di nuovo insieme, condividere un momento di gioia, di amicizia, è molto importante per loro, perché manca tanto questa cosa, manca sempre. Tre ragazzi sono rimasti feriti dalle pietre che si sono staccate da una scogliera mentre si trovavano sulla spiaggia della Buca delle Fate, sul promontorio roccioso tra Piombino e Baratti, in provincia di Livorno. È accaduto intorno alle 13 di oggi. Sul posto, difficilmente raggiungibile via terra, è intervenuta la capitaneria di Piombino, che ha allertato, inviato un'imbarcazione privata con a bordo personale del 118 alla spiaggia per prestare più rapidamente soccorso ai feriti. L'imbarcazione si è poi diretta al porto di Baratti, dove i tre feriti sono stati presi in carico da ambulanze della Croce Rossa con medico a bordo. Attivato anche l'elisoccorso. Assegnate le spighe verdi, l'equivalente di quelle blu per i comuni rurali, le Marche sono la regione più premiata, insieme alla Toscana. Alla regione, al plurale, è quella con il più alto numero dei comuni, ben 6, a cui è stato attribuito il riconoscimento Spighe Verdi 2020. Silvio Vitelli. Conosciamo bene ormai la bandiera blu, riconoscimento alle località balneari europee con oltre 30 anni di storia. La stessa fondazione, la FEE, da 4 anni a questa parte assegna un premio analogo, riservato però ai comuni rurali. Si chiama Spiga Verde e nel nostro paese quest'anno a vincerlo sono state 46 località, 4 più dello scorso anno. Marche e Toscana, le regioni trionfatrici, con ben 6 comuni premiati per ognuna. In sovraimpressione vi proponiamo la lista completa
completa delle località vincitrici. Mentre cercate quella di vostro interesse, vi informiamo che per ottenere la spiga è necessaria la volontà dell'amministrazione comunale di iniziare un percorso di miglioramento e la partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo quelle agricole, alla sua realizzazione. Gli indicatori usati sono partecipazione pubblica, sviluppo sostenibile, corretto uso del suolo, produzioni agricole tipiche, innovazione in agricoltura, offerta turistica, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, aree naturalistiche, accessibilità e arredo urbano. Nel gruppo di lavoro i ministeri dell'ambiente, agricoltura e beni culturali, l'unità forestale dei carabinieri, ISPRA, CNR e Confagricoltura. 7. Le regioni che non hanno conseguito alcuna spiga: Valle d'Aosta, Trentino, Friuli, Emilia, Molise, Basilicata e Sardegna. Il coronavirus non ferma la musica. A Colonia, in Germania, una band locale, i Brinks, hanno tenuto un concerto davanti a un pubblico di spettatori seduti comodamente in auto, come se fossero al drive-in. Questo per mantenere le distanze utili a frenare il contagio. Ogni auto poteva ospitare al massimo 2 adulti e 1 bambino. L'obbligo di rimanere in auto è stato assicurato dalla security, che ha vigilato sul rispetto delle norme. Andrà al regista Pupi Avati il premio Bresson, assegnato ogni anno dalla Fondazione Ente dello Spettacolo nel corso della Mostra del Cinema di Venezia. Edizione speciale questa a causa dell'epidemia, come racconta Fabio Falzone, il direttore Alberto Barbera. Sentiamo. Vista la situazione e il permanere dell'allerta Covid, Venezia 77 punta sull'Italia, ma non è per nulla una soluzione di ripiego. Si comincia con Lacci di Daniele Lucchetti, che parla di matrimoni, mariti, mogli, figli, con un cast sontuoso, da Alvaro Orbacher a Luigi Locascio, da Silvio Orlando a Laura Morante. Si chiude con Stefano Accorsi, protagonista del thriller Lasciami andare. Titoli fuori concorso come il documentario attesissimo che racconterà in musica, attraverso testimonianze eccellenti, Paolo Conte. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Ma la qualità della selezione viene fuori dal concorso. Le sorelle Macaluso, con tutto il talento visivo di Emma Dante, ancora famiglia e sorellanza. E poi Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, un inno all'indipendenza femminile. Padre Nostro di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino. E l'attesissimo Notturno di Gianfranco Rosi, il regista di Fuoco a Mare e Sacro Grac, trascorso 3 anni ai confini tra Siria, Iraq, Kurdistan e Libano, e che promette di raccontare non la guerra, ma le storie delle persone che la vivono. Ingenti le misure di sicurezza per un festival che, nel rispetto delle regole sul distanziamento, comunque si farà. Sarà una Venezia ovviamente con protocolli di sicurezza molto rigidi. Ci saranno 8 varchi all'ingresso del perimetro della mostra per il controllo della temperatura. Ci sarà distanziamento sociale nelle sale. Non sarà una mascherina, spero, mi auguro, a tenerci ancora lontano per lungo tempo dalla voglia di condividere l'esperienza della visione in una sala. E arriva un aggiornamento dei nuovi contagi in Italia. Mancavano 19 casi in Sicilia, 10 in Valle d'Aosta e 2 nella provincia di Bolzano. Il dato ufficiale per oggi quindi non è più di 181 nuovi positivi, ma ben 212. Un rialzo dei contagi quindi più evidente rispetto al dato precedente. E con questo è tutto. I nostri programmi della serata su Telepace 1 al canale 15 alle 20.